come si organizza un giro del mondo a piedi? Non ne ho la più pallida idea. Perché io non l'ho organizzato. Allora, io volevo partire proprio lì, into the wild. Anche senza, io non sapevo assolutamente niente di web. Non, anche a livello... Perché tu non avevi una presenza, non avevi niente? A livello di tuo... Avevo il mio profilo Facebook. Però non eri un personal brand affermato. No, ma non ero neanche un utente consapevole della piattaforma. Okay. Lo usavo, mi ero scritto nel 2008 perché mi avevano fatto scrivere i miei amici e basta, lo usavo. Poi io volevo proprio sparire. Ah. Era quella la mia idea. Però certo. Poi... Savigliano, i miei amici, il mio paesello, mio padre, mia madre, eccetera, mi diceva: un po' la storia raccontiamola, cioè sei lì, stai provando a fare qualcosa di particolare, diverso, magari raccontala, no? Allora mi hanno fatto, insieme ad amici, mi hanno fatto aprire un blog, la pagina Facebook, anche il canale YouTube che non sfruttavo all'inizio, e io scrivacchiavo su questo blog una o due volte a settimana, mettevo le foto, e c'era anche la RAI in realtà alla partenza. Ma dai. Sì, sono andato sul TG della RAI, TG1 e anche quello Piemonte, e io infatti avevo detto: mi raccomando, io non voglio nessuno, a parte qualcuno, un paio di amici, e c'era la piazza piena, la RAI, stampa, eccetera, e ho detto: vabbè, partiamo bene, e li ho salutati tutti, il giorno di pioggia, il 19 aprile 2014. E sei partito, come dire... E io avevo... Ci hai messo solo per uscire a Savigliano, ce n'hai messo di tempo. Cavolo, tra l'altro mi seguivano tutti sotto la pioggia, poi a un certo punto li ho seminati. No, io ho camminato con un passeggino, un trolley da jogging, quello dove mettono i bambini sia con la bicicletta, che specialmente gli anglosassoni lo fanno, che ci fanno jogging con i bambini dentro, molto tecnico, e niente, portavo la mia attrezzatura lì dentro spingendo questo carrettino che io ho chiamato carrettino, no, senza zaino, no, perché sennò avevo letto che ti distruggi la schiena e le articolazioni, è molto più difficile fare, io volevo fare dai 30 ai 50 mila chilometri a piedi, quindi pensa il corpo con uno zaino. Porca per tutti quei chilometri, quindi infatti ho fatto anche tante strade asfalto più che, sai, magari scavallamenti, montagne o cose di questo genere. Col tuo passeggino. Col mio bel passeggino. Mi facevano passare sulle strisce pedonali sempre. Ah, certo. Perché pensavano che avessi un bambino dentro. No, però c'era anche qualche sponsor già all'inizio. Cioè, avevo praticamente una copertura dove c'era qualche sponsor del mio paese, okay, eccetera, niente di particolare. Però io non pensavo, non sono partito lucro con il giro del mondo, certo. non volevo neanche battere il record. Però hai pensato come mangio in questo giro del mondo? Sì, con i miei soldi da parte, spendendo 10, massimo 20 euro giornalieri. Ok. Ok, quindi... Che non è un cifro, non sei proprio... No, fai 500 euro al mese. 500 euro al mese, 600, specialmente in Asia, se sei bravo e hai la tenda e hai voglia di rischiare la vita, spendi anche 1-2 euro al giorno volendo. Poi in più io andavo negli ostelli, tante volte gli ostelli fai in modo di non pagare le notti perché magari fai la reception se conosci qualche lingua, o lavi i cessi, le camere, loro ti danno il pernottamento e magari qualcosa da mangiare, fai le notti gratis per tutto il periodo che ti fermi lì. Io non facevo ancora i video, avevo il mio bloggettino dove raccontavo il mio diario, tranquillo, e postavo delle foto, quindi non mi portava via tanto lavoro al web. 10-20 euro al giorno è veramente poco. Cioè, sì. In Italia dove dormi con 10 euro? E devi anche mangiare? Sì, oltretutto in Italia è illegale campeggiare alla cavo. Non puoi campeggiare, non puoi andare... Cioè, dove stai? L'unica appunto, qua gli ostelli iniziano a esserci, o affidarsi gli ostelli del cammino, dei cammini vari, qualche rifugio, altrimenti spendi un po' di più, però volendo campeggiare lungo un fiume, se non ti fai vedere campeggi, io poi non dico di farlo, però se sei lungo un fiume, a me è capitato, lo fai, non so un vigile se arriva lì ti vede con la tenda, cosa ti dica, non può farti sempre la multa, sei lì che non dai fastidio. E non ci avevi paura andare in giro così? Sì, in realtà sì, infatti sono partito da casa e sono ritornato a casa al punto zero, perché piano piano ti abitui, cioè praticamente io cosa ho fatto? I primi 1000 chilometri sono stati tra Italia, Slovenia e Croazia, quindi piano piano esci dall'Italia, poi piano piano fai Croazia, Bulgaria, esci, e poi piano piano esci dall'Unione Europea, però quando poi per esempio sei già a Istanbul erano già più di 3000 chilometri. Chiaro. Quindi piano piano inizi ad avere entrato un po' di malizia, a capire come funziona. Cioè, la mia vita era questa, in poche parole, la maggior parte delle volte, specialmente a piedi. Io mi alzavo al mattino, smontavo la tenda, facevo colazione con quello che avevo,
partivo, camminavo dai 30 ai 50 chilometri, se trovavo un posto tenda o bussavo anche alle porte, mi ospitavano addirittura. Davvero? Sì, specialmente sui Balcani, nei Balcani hanno iniziato ad ospitarmi. Iran, Istanbul, Georgia, Armenia, loro ti ospitano sempre. I paesi musulmani poi sono quasi obbligati culturalmente ad ospitarti. Wow. Sì. Quindi tu bussavi? Sì, ragazzi, se bussi, sono, qua. Sono un pellegrino, glielo scrivevi anche con Google Translate, usavo già allora, e gli mettevo la loro frasetta. Dicevi, dov'è il mio letto direttamente? No, dormo anche in giardino, ce l'ho a te, non ti do fastidio. E più delle volte ti facevano anche il pranzo al sacco per il giorno dopo. Però io poi alla sera mettevo la tenda e si ricominciava con quella routine lì. Era proprio diventata una routine anche, quindi... Per i primi 2 anni ho fatto questo fino all'Australia. Ma l'hai fatto quindi 2 anni di fila? Sì, il primo step sono stati 2 anni di fila, dove non ho calpestato qualsiasi punto, sono sempre andato verso est e verso sud, perché per esempio al Pakistan non ho potuto accedere, non mi facevano entrare perché noi europei dobbiamo fare il visto, o almeno noi italiani dobbiamo fare il visto dall'Italia 6 mesi prima, e io ero in Iran e da lì non me lo davano. Ecco, come fai a fare, come hai fatto per i visti? Paese precedente, quindi ogni ambasciata e consolato del paese precedente andavo a richiedere il visto, poi c'è il paese dove che entri, per esempio se fai tutto il Centro America, quando entri dentro, per esempio nel Messico hai i tuoi 90 giorni, e io l'ho fatto scadere tra l'altro in Messico, sono passato il confine Messico-Guatemala, lì ero già in bicicletta perché poi ero passato in bici, Guatemala-Messico, l'ho fatto col visto scaduto, pensavo mi facessero 1000 casini, invece neanche un controllo, c'erano le carovane che andavano su verso gli Stati Uniti, esistono davvero le carovane, con gente, l'ho messo anche in un video, con gente sul ponte che aspettava con le tende, proprio apocalisse. Pazzesco. Apocalisse. Quindi dipende un po', vai il paese precedente, ti organizzi per il paese dopo. Ok.